A perdere di vista quello che è l'obiettivo primario che in questi anni si sta cercando di perseguire. L'indagine della magistratura ben venga per fare chiarezza, e una cosa è la gestione della società, una cosa è il fine della società Riviera Acqua. Quindi Taggia convintamente vuole continuare a perseguire questo obiettivo, chiaramente su dei concetti e su una base di onestà e legalità, questo è evidente. Quindi ben venga l'indagine della magistratura. Però non esiste un piano B a quello che è Riviera Acqua, perché comunque la scelta della società consortile fatta qualche anno fa è una scelta che non ammette deroghe, non ammette repliche. Se Riviera Acqua fallisce vuol dire che Amaie non potrà partecipare, Secom non potrà partecipare al futuro bando, e si apre quindi uno scenario che era quello che i sindaci che sono arrivati prima di me volevano giustamente evitare, che era quello di una possibile gestione dell'acqua da parte dei privati.